Presidente Fontana, ieri il vicepresidente dell'ANCI nazionale Cattaneo ha lanciato l'allarme. Ad agosto i comuni rischiano di avere le casse vuote, anche i capoluoghi più grandi, e quindi a rischio di stipendi dei dipendenti. Per la Lombardia si può dire la stessa cosa? Ma guardi, è un discorso molto macchia di leopardo. La cosa che lascia molto perplessi è il fatto che questo allarme era già stato lanciato dall'ANCI più di un mese fa, un mese e mezzo fa, proprio perché noi eravamo coscienti del fatto che il gettito dell'IMU sarebbe stato inferiore alle previsioni e soprattutto al fatto che il gettito non è distribuito in modo equilibrato, per cui ci sono dei comuni che hanno avuto in più, ma ce ne sono molti che hanno avuto in meno. È chiaro che a questo punto chi ha avuto in meno rischia di avere degli immediati problemi di cassa. Problemi di cassa che evidentemente vanno a finire poi sulla impossibilità di pagare gli stipendi. Ma è una delle tante cose di cui abbiamo parlato per mesi, ma che il governo ha fatto finta di non neanche ascoltare, ha fatto finta di non comprendere. Adesso i nodi stanno venendo tutti quanti al pettine. E dopo la manifestazione che c'è stata giusto 2 giorni fa a Roma? Sì, perché vede, in quella manifestazione noi siamo andati a parlare con il ministro Giarda non chiedendo di modificare in alcun modo il saldo, cioè non abbiamo detto non vogliamo i 500 milioni di tagli, ma abbiamo chiesto che si facesse quello che sta dicendo il 420 il Presidente del Consiglio, e cioè che si deve fare una spending review, che si deve rivedere la spesa, che si devono eliminare gli sprechi. Abbiamo proposto un emendamento che andava proprio in quella direzione. Tramite i costi standard chi spreca viene penalizzato, chi non spreca viene favorito. La risposta del governo è stata assolutamente no, non si discute. Quindi se avevamo dei dubbi che quella fosse una manovra mascherata, questa è stata la prova, la dimostrazione che questa è la seconda manovra del governo Monti. Infatti di ieri qualcosa nei rapporti all'interno della maggioranza, con il fatto che il presidente Formigoni sia stato indagato? Ma credo proprio di no, mi sembra che il nostro segretario abbia già dichiarato che domani lo incontrerà. Io sono sempre stato di professione garantista perché faccio l'avvocato. In questo caso poi bisogna essere doppiamente garantisti, perché credo che si debbano vedere con attenzione le carte prima di poter trarre dei giudizi, e poi credo che se sono stato garantista fortemente con il presidente Errani, sono stato fortemente garantista con il presidente Vendola, credo di dover essere ancora un po' di più garantista con il mio presidente.